Ciao a tutti ragazzi, sono Erika e oggi sono qui con tre delle mie cose preferite, ovvero una maglietta a righine, la coroncina di fiori e voi, per parlare di un argomento che a me personalmente sta molto a cuore, ovvero la rilettura. Rileggere i libri è qualcosa che fate, è qualcosa che avete fatto ma avete detto mai più in vita mia, oppure non vi siete mai approcciati a questo tipo di lettura doppia, tripla, quadrupla, perché io personalmente rileggo molto, non tanto spesso, però mi è capitato tante volte di rileggere alcuni dei miei libri preferiti o in generale titoli che avevo già letto una prima volta per un motivo o per un altro, e oggi ho deciso di parlarvi in un video. Io ho sempre trovato la rilettura qualcosa di splendido perché ti permette di mettere piede in un romanzo, in una storia che conosci già, che ti è familiare, personaggi, ambientazione, eventi, ma che quindi ti permette, conoscendo già queste premesse, di concentrare la tua attenzione magari su quei particolari che a una prima lettura non avevi notato. Quindi io trovo anche che la rilettura sia una chiave per cercare di approcciarsi un po' di più a una lettura critica di un testo, perché chiaramente la prima volta che si legge un romanzo è molto probabile, se uno non è abituato a leggere criticamente, di insomma attuare un certo tipo di lettura molto frettolosa, molto fluida, perché comunque un romanzo che prende è un romanzo che si legge tutto d'un fiato. A volte, molto spesso, questo porta anche allo skimming, quindi il leggere un romanzo saltando alcune parole, frasi, pagine addirittura. E quindi la rilettura permette di essere un pochino più attenti. A me infatti è capitato molto spesso di prendere in mano un titolo che avevo già letto e alla prima, seconda, terza rilettura, perché chiaramente più mi piace il libro, più mi viene voglia di rileggerlo. Pensate che Hunger Games io l'ho letto 9-10 volte più o meno, e ogni tappa che io ho percorso con quel libro lì, ogni volta che ho deciso di riprenderlo e di rileggerlo, ho scoperto qualcosa di nuovo. Poi, se c'è qualcosa che io amo profondamente, ma davvero profondamente, la lettura, è che è qualcosa di estremamente malleabile. Quindi uno può approcciarsi ad essa in maniera completamente differente rispetto a un'altra persona dall'altra parte del mondo, ma anche dal proprio vicino di casa, perché alla fine uno può decidere di leggere con calma, gustandosi ogni parola, oppure di, come ho detto prima, lo skimming, quindi leggere super velocemente. Uno può leggere decidendo di sottolineare quello che gli interessa, un altro può prendere un quaderno a parte e scrivere i propri appunti. Però il succo è che nel processo di rilettura io ho notato che molto spesso tutti questi approcci diversi si mescolano insieme. Io, per esempio, ho cominciato a leggere con molta più costanza, molta più dedizione quando ero adolescente, quindi diciamo 13-14 anni, e tutti i libri che ho letto in quel periodo, stragrande maggioranza, probabilmente tutti gli young adult, li ho letti tutti d'un fiato, me li sono divorati, ho sclerato tantissimo sui personaggi di quei libri, sulle storie, sulle coppie, su tutti gli avvenimenti. Poi, nel momento in cui mi sono ritrovata un po' più tardi, magari 17-18 anni, o anche adesso che ne ho quasi 23, a rileggere quegli stessi libri, ho visto che ho comunque un approccio molto diverso, perché magari li ho letti più criticamente, ho cominciato a sottolineare con penne ed evidenziatori, e quindi la mia attenzione si è proprio spostata su altri canoni, perciò è stato doppiamente interessante per me rileggere quegli stessi libri, perché comunque ho avuto modo di imparare qualcosa di nuovo, non solo sul testo in sé, ma anche su me stessa, sul mio percorso da lettrice. Quindi è per questo che io, sotto un certo punto di vista, trovo la rilettura così importante, così arricchente come esperienza. Un'altra cosa meravigliosa è che c'è modo e modo di approcciarsi alla rilettura, perché ogni tanto può capitare che il libro vi chiami. A me è capitato davvero tantissime volte, prendevo un libro dalla libreria per il semplice gusto di rileggere una frase, uno spezzone, qualcosa, ma anche semplicemente per il gusto di sfogliarlo, e poi quella frase, quel pezzo che trovavo mi prendeva talmente tanto che io all'improvviso mi ritrovavo all'inizio e lo rileggevo tutto. Cosa che mi è capitata nell'ultimo periodo con The Lover's Dictionary di David Levithan, ma con tantissimi altri libri, come anche per esempio The Book Thief. E è qualcosa di quasi mistico. Oppure un libro può chiamarci, spingerci alla rilettura
perché vogliamo utilizzarlo, prenderlo come oggetto di studio, per analizzarlo, per concentrarci di più sulla forma, sulla scelta delle parole, sul messaggio della storia, sui personaggi, sulla loro caratterizzazione e così via, che è quello che mi è capitato nell'ultimo periodo con Monster Calls, per esempio, che io ho letto e amato, ma in questa seconda rilettura che ho fatto, e sì, è uno dei miei libri preferiti, l'ho letto solamente due volte, giusto per farvi capire quanto sia bello questo libro, perché io solitamente i libri che mi piacciono tanto li rileggo, e ho trovato tante di quelle cose che prima non avevo visto, che sono impazzita. Oppure c'è la tanto amata nostalgia. Quanti di noi, durante le vacanze di Natale o in generale in un momento randomico della nostra vita, abbiamo ripreso in mano un libro di Harry Potter? Voglio sapere quanti di voi l'hanno fatto. Io però adesso vorrei sapere che cosa ne pensate voi, perché io ogni tanto porto queste discussioni sul mio gruppo di Facebook, nel caso qualcuno di voi non sia ancora iscritto, ma gli piacerebbe, io vi consiglio caldamente di iscrivervi, il link lo trovate giù nell'info box insieme a tutti gli altri miei social, contatti e robe del genere, perché queste discussioni le trovo veramente molto interessanti, molto accattivanti, perché tutti abbiamo qualcosa da dire e, non lo so, discussioni del genere sono anche molto molto arricchenti, quindi io vorrei tanto sapere cosa ne pensate voi. Siete dei rilettori? Avete mai provato? Non avete mai provato? Vi piace? Non vi piace? Perché sì? Perché no? Che libri avete riletto? Che cosa ci avete trovato? E niente, condividiamo i nostri pensieri nei commenti, io vi aspetto. E noi ci vediamo alla prossima, spero che vi sia piaciuto. Ciao!